Bonjour ragazzi, bonjour mia family, sono in Olanda, questo è il primo vlog da casa mia in Olanda. Ok, vi avrò ripetuto mille volte che non ci posso ancora credere, sono troppo felice. Intanto voglio scusarmi subito, subito, subito con voi perché di solito non mi prendo mai pause, non sparisco mai da YouTube, ma anche se vi avevo comunque anticipato che non avrei caricato video per un po', eccetera, eccetera, comunque mi dispiace sempre tantissimo lasciarvi senza video, mi siete mancati tantissimo, quindi voglio dirvelo subito. Adesso cioè, è cambiato tutto perché sono in casa nuova, ragazzi. Questo è il primo vlog ufficialmente da casa mia in Olanda. Mi sono appena svegliata, quindi sono ancora nel lettone, come ben potete vedere. Queste 2 settimane che non ho fatto video, in realtà ho sistemato casa, quindi ho cercato di sistemare tutto più velocemente possibile. Sono a buon punto, mi mancano ancora soltanto gli ultimi scatoloni della cabina armadio. Dopodiché ho finito tutta la casa, anche se in realtà ci sono ancora diverse cosine che ho ordinato, che sto aspettando che mi arrivino, ragazzi. Ho scoperto questa passione per l'arredamento che voi non avete idea, cioè mi piace troppo arredare casa, infatti sono molto felice di come l'ho arredata, però appunto sto aspettando ancora alcune cosine. Infatti ci tengo a dirvi subito che sì, farò naturalmente anche l'home tour aggiornato quando la casa sarà finita, completa, arredata con tutte le mie cosine, però non è ancora pronta al 100%, appunto sto aspettando che mi arrivino ancora altre cose che ho ordinato quando già ero qui in casa nuova, che mi sono resa conto che c'era lo spazio, quindi ho ordinato qualcosina in più. Ma poi, naturalmente, quando la casa sarà pronta, ovviamente, ragazzi, lo sapete, vi farò l'home tour completo, aggiornato. Quindi il programma di oggi è assolutamente svuotare gli ultimi scatoloni e sistemare la cabina armadio, così posso mettere via gli ultimi scatoloni e non vederli più, che sarebbe già un passo avanti perché sono stufa di vedere scatoloni in giro da quando ero a Trieste, poi sono arrivati tutti qua naturalmente, però sono stata molto molto veloce, devo dire, a spacchettare e appunto oggi se riusciamo, altrimenti domani, ma se riusciamo oggi vorrei finire con gli scatoloni e poi ho anche tantissimo lavoro, ragazzi, da fare al computer perché non solo non ho filmato in queste 2 settimane, ma ho lasciato da parte anche tutto il lavoro amministrativo che ovviamente adesso si è accumulato, quindi dovrò passare praticamente la domenica a svuotare scatoloni e al computer. Comunque mi siete mancati tantissimo, scrivetemi nei commenti, aggiornatemi cosa avete fatto queste 2 settimane, com'è la situazione in Italia, soprattutto qui, ragazzi, è tutto diverso, nessuno indossa la mascherina, cioè non ho visto una persona con la mascherina, soltanto sui mezzi pubblici la indossano e ho visto gente con la mascherina solo sul tram, stranissimo, vabbè, io mi metto a parlare, parlare, parlare perché non voglio alzarmi, capito ragazzi? Quindi adesso mi alzo, vado a fare la doccia e poi iniziamo a sistemare le cose, che sono così emozionata, primo vlog in casa nuova in Olanda, ragazzi, ce l'ho fatta, come vi dicevo su Instagram, ce l'abbiamo fatta assieme perché mi avete aiutato tanto, mi avete supportato tanto durante la quarantena, quando non vedevo l'ora di trasferirmi, quando non vedevo l'ora di organizzare tutto, non potevo, sembrava una cosa che non arrivava mai e poi tutto ad un tratto è stato tutto velocissimo, adesso sono qua, non ci posso ancora credere. Credici Nicole perché sei qua. Comunque, let's start this day, ragazzi. Iniziamo questa giornata perché ci sono tante tante cose da fare. Sì? Buongiorno. Chi è che mi aspetta ogni mattina davanti alla porta? Cacio Denver. Indipendentemente se siamo in Italia o qua, lui mi aspetta sempre davanti alla porta della stanza. Sempre davanti alla porta. Dove vuoi andare? Vuoi andare lì? Ok. Dove andiamo? Dove andiamo? Amore mio piccolissimo. Sì, mio patatino. Sì. Oh. Amore mio, amore mio, dove vai? Dove vai? Ma no, cazzo never. Amore mio, dobbiamo alzarci adesso, cosa fai? Ma cazzo never. Ma cazzo never. Cosa ci fai tu là? Io esploro. I baci, sì, vi do tanti baci che mi siete mancati. Tanti baci. Come potete vedere, Gatto Denver è molto contento. Si trova molto bene nella casina nuova. Gatta Stellina anche, poi la vediamo. Gatta Stellina. Gli piace tanto il giardino, vero, Garou Reimer? Andiamo giù, Gatto Denver, che tu sul letto non ci dovresti stare. Ecco, sì, si sdraia per bene. E pisolino. E pisolino. Questa pancia. Questa pancia. Ti mangio di baci. Ti
Ok ragazzi, doccia fatta, adesso andiamo a mangiare perché ho fame. Se non mi ammazzo devo abituarmi che ho le scale a casa, ragazzi. Andiamo a vedere anche dove è Gatta Stellina. Buongiorno Gatta Stellina. Gatta Stellina naturalmente dorme, ragazzi, non avevamo dubbi. Buongiorno. Ciao. Ciao Gatta Stellina. Ciao. Scusa, ci ho svegliato Gatta Stellina. Sì, annusami, che lei mi deve sempre annusare perché ogni volta non si sa, magari non sono davvero io. Ciao. Ciao Gatta Scoiattolina. Oh, pisolino, pisolino della mattina. Anche se ormai è ora di pranzo. Amore Gatta Stellina. Anche lei si è ambientata molto bene, devo dire. Sarà che hanno cambiato casa talmente tante volte che sono abituati, penso. Qui c'è Gatto Denver. Buongiorno. Sì, ciao, ciao, ciao. Ciao, non potevi fare il sonnellino sul letto? Scusi, signor. Caro Denver. Sì, tanti baci, tanti baci, tanti baci, tanti baci. In realtà non ho tantissima roba in frigo perché ho fatto la spesa online, ma deve arrivarmi questa sera. Speravo arrivasse stamattina, ma qui ti comunicano il giorno, cioè praticamente l'orario di arrivo della spesa te lo comunicano un giorno prima. E quindi ieri sera ho visto che era stasera. Quindi la spesa arriva stasera e vediamo che cosa possiamo fare per colazione con quello che ho, cioè molto poco. Ok, alla fine questo è quello che ho trovato, più o meno quello che mangio sempre a colazione. Yogurt greco, 0% il fage, non lo so come si pronuncia, scrivetemelo nei commenti se lo sapete, perché è un brand greco. Amo questo yogurt, si trova anche qui in Olanda. Poi abbiamo i mirtilli e una banana e del muesli con more di gelso, che naturalmente ho portato dall'Italia e non è niente male questo muesli con le more, vi dico. Quindi prepariamo la colazioncina. Ok, ho lavato i mirtilli, adesso li lanciamo nel nostro yogurt, tutti, così li finisco. Ecco fatto, e adesso aggiungiamo il nostro muesli. Ta-da! Colazioncina pronta. Notare ragazzi, ho comprato le posate, quelle dorate, sono dorate opache, adoro. Colazione pronta, buon appetito! La felicità ragazzi di potervi dire che andiamo a fare colazione in giardino. Adoro questa cosa, adoro, adoro, adoro troppo, vi giuro. Eccoci qua, c'è un sole meraviglioso. Gatta Stellina che si gode il sole. Gatta Stellina, ciao, ciao. Gli piace un sacco stare in giardino, specialmente la mattina appena mi sveglio, proprio aspettano lì accanto alla porta, aspettano che li apra. E comunque è molto sicuro perché è tutto completamente recintato, a parte naturalmente qui dove c'è l'accesso al canale, ma non hanno capito, sembrano non aver capito che si possa saltare dall'altra parte, quindi per adesso siamo a posto. Comunque li tengo d'occhio, ma è tutto molto molto sicuro. Gatta Stellina, sei bollente Gatta Stellina, sei bollente Gatta Stellina. Denver dov'è? Patatino. Quindi buon appetito a me e mi godo un po' questa giornata di relax, che oggi è tipo la prima, no, la seconda giornata di sole che abbiamo avuto in queste due settimane che è piovuto tutto il tempo, quindi godiamoci un po' il giardino. Ok, visto che sono super golosa, ho aggiunto un po' di miele, che rende il tutto ancora più dolce, ancora più buono. Buon appetito! Sono nel mio studio, ragazzi. Vado semplicemente un po' a piastrare i capelli, come sapete li piastro sempre, per cercare di amalgamarli un po' meglio all'extension, perché le extension sono un po' ondulate, i miei capelli invece sono lisci, dritti, 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 dritti come spaghi. Comunque, ragazzi, mi fa stranissimo filmare questo vlog in casa nuova, non avete idea, sono troppo felice, vorrei farvi vedere tutta la casa adesso, solo che siccome sono una perfezionista, voi mi conoscete e lo sapete, in tutti gli home tour che ho fatto ci ho messo un sacco di tempo prima per cercare di sistemare tutto quanto, perché ci tengo tanto, lo sapete, al mio canale, e quindi quando faccio l'home tour completo voglio che sia tutto come lo immagino io nella mia testa. Spero riusciate a capire quello che intendo, e che voglio proprio appunto che la casa sia come la voglio, per poi farvi vedere tutto quanto e spiegarvi appunto dove ho preso le idee, dove ho preso le cosine, eccetera eccetera. E ci sono diverse cose che sto ancora aspettando,
tra cui una poltrona rosa che non vedo l'ora mi arrivi, ma non vi spoilerò altro. Adesso non penso oggi che mi truccherò, è domenica molto easy, oggi non devo uscire, mi sono presa la giornata proprio per rimanere in casa per poter svuotare tutti gli scatoloni. L'obiettivo di oggi è quello di non avere più scatoloni in giro per casa, ok? Volevo quasi invitare Demesa e Vic a fare un barbecue qui da me, perché ho un barbecue strafigo, ragazzi, che abbiamo già usato tra l'altro, ma penso di dover appunto prima piuttosto sistemare la casa completamente. La cosa con cui ho avuto più difficoltà, ragazzi, è stato il grattino dei gatti. Ho comprato, perché quello che avevo a Trieste era completamente distrutto, quindi l'ho buttato, però ho preso un grattino, come si chiamano? Tipo quei castelli per i gatti, avete presente? Io li ho sempre chiamati grattino, non so come si chiamano, cat tree si chiamano in inglese, boh, non lo so. Comunque quello l'ho ordinato, doveva arrivare il giorno in cui sono arrivata in casa, è arrivata soltanto la prima parte, la seconda parte del grattino doveva arrivare, non è mai arrivata, sono passate 2 settimane e mezza, non mi è mai arrivato, quindi l'hanno praticamente, mi hanno detto che è andato perso, cioè non sanno dove sia la seconda parte, quindi ho dovuto riordinarne uno nuovo, me l'hanno rimborsato con Zoo Plus, questo che uso sia in Olanda, ma lo usavo anche in Italia, ancora prima in Olanda, cioè sia in Italia che in Olanda. Mi sono sempre trovata bene, però stavolta hanno perso il pacco e ragazzi, i gatti sono stati bravissimi perché io ovviamente ho pensato, oh mio Dio, qui il grattino non arriva, questi cominciano a farsi le unghie sul divano e su tutti i mobili nuovi. Invece vi devo dire che sono stati bravissimi, hanno resistito poi ad un certo punto, visto che non mi arrivava, perché al telefono continuavano a dirmi, sì no, sta arrivando, dovrebbe essere lì lunedì, martedì, poi chiamavo mercoledì, non arrivava, poi alla fine mi hanno detto, ok, ti rimborsiamo, ordino un altro, quindi lì mi sono detta, ok, quindi sto grattino non arriva, devo assolutamente prendere una cosa provvisoria, sono andata al garden center, ho preso tutti i fiori per il giardino, eccetera, ma ho preso anche uno di quei grattini tipo in cartone provvisorio, ragazzi, appena l'ho appoggiato per terra, gatta Stellina ci si è fiondata sopra e si è messa a fare le unghie tantissimo, poi dopo un po' è ritornata, cioè si vede proprio che le mancava, però è stata molto molto brava perché non se l'è fatta da nessuna parte, sui divani, sulle sedie nuove, per fortuna. Adesso andiamo finalmente a svuotare questi scatoloni. Situazione attuale, questi sono gli scatoloni che ho svuotato. Quelle sono tutte le varie robe che dovrò ovviamente mettere via, tutti gli imballaggi delle cose che stavano all'interno degli scatoloni. Qui sto riempiendo, ho già circa, non completamente, sistemato i gioielli. Ma come potete vedere non è ancora finito perché molti scomparti sono ancora vuoti. Quindi devo ancora sistemare parecchie cosine qui, poi qui dovrò aggiungere degli altri cassetti, vorrei aggiungerne altri 2 più, no, forse direttamente 3 di quelli semplici, o 4 se ci stanno. Sto ancora mettendo via delle cosine, ho ancora poco spazio, ma qualcosina c'è. Dall'altra parte invece, come potete vedere, ci sono ancora un sacco di scatoloni che devo ancora svuotare con tantissimi vestiti, lenzuola e varie cose che vanno o nell'altra cabina armadio oppure nella stanza da letto, in questo armadio qua, voilà. Quindi non ci resta che, non so neanche come lo sposterò, oh mio Dio, sto praticamente scivolando per spostarlo, ma ce la faremo. E adesso lo portiamo nell'altra cabina armadio e andiamo a svuotare tutto quanto, con la speranza che queste cose ci siano, ragazzi, perché a meno che non ci siano lenzuola sotto, ma purtroppo mi sembra di no. No, assolutamente tutto vestiti, non ho praticamente più spazio. Benissimo Nicole, benissimo, aiuto, ci siamo incastrati. Ok. Io con le mie ciabatte sempre più buffe possibili, veramente. Ok. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Purtroppo non ho più spazio dove appendere le cose, infatti sto pensando, forse è il caso di abbandonare le mensole, prendere altri tubi per appendere.
Secondo voi riesco a guadagnare più spazio facendo così, cioè aggiungendo altri tubi in modo da appendere le cose, oppure è meglio aggiungere altre mensole? Non lo so, perché praticamente i miei cappotti occupano tutto lo spazio possibile, a parte quattro giacche che sono riuscita ad appendere. Il resto degli abiti lo devo tutto quanto piegare, quindi non so come... cosa mi convenga fare, se aggiungere cose per appendere oppure piuttosto mensole. Comunque ho ancora un po' di spazio, appunto qui devo aggiungere dei cassetti che devo ordinare all'IKEA, però sono a buon punto, diciamo, dai. E un pochino di spazio c'è ancora lì in alto, poco, ma c'è. E là sopra però non penso di aggiungere niente, e un pochino là, e questo quanto. Comunque ragazzi, io sono troppo innamorata di questa borsa, vi prego consigliatemi, la prendo o non la prendo? Di solito questo modello non mi fa impazzire, perché non mi fa impazzire la chiusura così rettangolare, mi piace di più naturalmente il logo con la doppia C, e non sono neanche una grande fan di questa catena, però i colori mi fanno impazzire. Questi colori pastello così sfumati sono bellissimi. E poi c'è quest'altra che ve l'ho fatta vedere su Instagram, ma vorrei che mi diceste anche qua su YouTube che cosa ne pensate. E poi c'è questa felpa maglioncino che mi piace tantissimo, e sto pensando di prendere entrambi, ragazzi, quindi consigliatemi, vi piacciono, non vi piacciono, che cosa ne dite? Ok, questi sono i progressi. Ho lasciato le cose che devo mettere in camera da letto e altre che vanno a stirare, e il resto l'ho sistemato, alcune cosine lì, anche se non so veramente dove mettere gli abiti, purtroppo devo tutti quanti piegarli, però sono riuscita tutto sommato a creare un po' di ordine, quindi qua sopra ho gli abiti, poi ce ne sono altri lì, vabbè, comunque vi farò vedere tutto nel tour delle cabine armadio, perché ce ne sono due. Comunque ho praticamente quasi riempito tutto, ma qui c'è ancora un po' di spazio che sono riuscita a guadagnare. Poi c'è ancora un po' di spazio qui, qui ho messo costumi, cinture eccetera, e qui abbiamo ancora un po' di spazio e basta praticamente. Adesso queste cose andiamo a portarle nella camera da letto. Nel frattempo rifaccio il letto, un secondo, che ancora non l'ho fatto, ma lascio sempre arieggiare la stanza. Ok, molto meglio direi. Non sto mettendo i cuscini, quelli soliti che avevo, quando ho le lenzuola rosa, perché forse è un po' troppo, non lo so, mi piace di più quando ho le lenzuola bianche e poi ce lo stacco, lo stacco con i cuscini rosa, non lo so, che cosa ne dite voi. Comunque queste sono le lenzuola del set di Shein e le adoro, sono bellissime. Vabbè, Nicole, non perdiamoci in chiacchiere. Portiamo queste cosine qua, così le sistemiamo all'interno dell'armadio. Vi faccio vedere quanto spazio c'è qui. Ho messo le lenzuola, eccoli i cuscini, coperte, e poi qui ci sono invece felpe, vestaglie, là sopra l'armadio c'è una valigia, e poi qui ho pigiami, felpe, e da questa parte asciugamani, accappatoi, e qui ho ancora un po' di spazio libero. Poi lì ci sono un'altra valigia e robe di carnevale, vabbè, random completamente. Ho trovato questo scatolone, notare la grandezza di questo scatolone, ragazzi, pieno di scatole di gioielli e di occhiali vuote. Io non so onestamente dove mettere tutte queste cose, e adesso vediamo se riesco a sistemarle in questo cassetto. Ho i miei dubbi, penso, non lo so. Vediamo, cerchiamo di fare il miracolo. Ok, non so neanch'io come, ma sono riuscita a far stare tutto in questo cassetto. Ho svuotato tutto lo scatolone, ragazzi. Mancano soltanto ancora un paio di cosine, bottoni e vari documenti. Questi, non so, di una borsa Chanel. E ce l'abbiamo fatta. È un po' incasinato, non li ho messi perfettamente e adesso pesa parecchio, anche se le scatole sono vuote, ma fatta! Ta-da! E siamo ufficialmente arrivati all'ultimo scatolone, ragazzi! Yeah! Eccolo qua, il numero 46, che però poi è diventato il numero 7, 007, è l'ultimo scatolone da svuotare. E ci sono altri vestiti, benissimo, quindi anche questo va di là e speriamo ci sia lo spazio. Nel frattempo è arrivata la spesa, che qui arriva sempre in queste
tipo, sono tipo dei cesti di plastica, non so come chiamare, tipo queste casse azzurre. E questo è il supermercato Albert Heijn, che sicuramente conoscete perché è uno dei più famosi qui in Olanda, anche se non è il mio preferito, ma non posso ancora ordinare, non avendo ancora un numero di cellulare olandese, non posso ancora ordinare da altri siti, quindi per adesso sto prendendo le cose qui dall'Albert Heijn. Ho restituito anche le bottiglie vuote al fattorino e adesso andiamo a mettere, c'è in realtà ancora una borsa e poi queste, volevo dirvi, queste si tengono e si restituiscono poi la volta dopo. Comunque adesso mettiamo via il tutto, notare le cosine che ho comprato, gnam. Proprio come mi diceva De Melza, anche stavolta mi hanno regalato delle cosine. Qui ti regalano sempre qualcosa quando ordini la spesa. E non solo una cosina, cioè una borsa piena di roba regalata che io non ho ordinato. Vediamo che cosa c'è. Sono, allora no, questo no, ma c'è qualcosina di surgelato. Tipo questi sono surgelati perché sono ghiacciati. Quindi, kip sarebbe pollo, quindi è una specie di satè di pollo con salsa di arachidi. Non mi ispira tantissimo. Stessa cosa ma piccante. Stessa cosa di prima. Non mi ispirano tantissimo. Sweet chili. E poi qui ci sono... Oh, questo mi ispira. Un chicken burger e un cheeseburger. Non so impacchettati come, se devo metterli in frigo o cosa, ma... Grazie Albert Heijn, I guess. Poi ho preso le meringhe alla... cioccolata al cacao, anche qui le meringhe sono buonissime. Poi ho preso due avocado che sembrano anche abbastanza morbidi per fare l'avocado toast, fantastico. Poi ho preso un po' di schifezze e queste sono caramelle frizzanti, altre caramelle frizzanti, poi vabbè aglio perché non avevo aglio. Poi ho preso due filoni di pane che metterò in freezer, un altro pane che mi è arrivato in questa borsetta. E questo significa pane fresco, fers significa fresco e brot, non lo so pronunciare bene, comunque significa pane. Poi ho preso altre caramelle gommose, queste sono frizzanti alla liquirizia, non le avevo mai assaggiate. E poi ho preso i mini Twix, Mars, Bounty, Milky Way e Snickers. Ah sì, e poi ho visto queste che non so se da noi in Italia ci sono, scrivetemelo nei commenti, io non le avevo mai viste, le Mentos Choco e Caramel, cioccolata bianca e caramello, devono essere qualcosa di spettacolare queste ragazzi, non potevo non prenderle. Poi ho preso questi dolcetti, sì ho preso troppa roba, ma in vista di ospiti ho preso questi dolcetti che sono tipo le nostre mille foglie, però hanno la glassa colorata di rosa. Poi ho preso... questi sono dei fish burger con il merluzzo, poi ho preso i filetti di pollo affumicato, poi questi anche come potete immaginare Starbucks cappuccino, non sono per me, che sapete che a me il caffè non piace, anche se il cappuccino non mi dispiace proprio, non è come il caffè normale, ecco, è il meno peggio diciamo. Poi ho preso fragole, mi sono arrivate aperte, ma fa niente, fragole, tudu. Olandesi. Poi abbiamo salmone affumicato, poi ho preso, sono tipo i sofficini però questi hanno solo formaggio Gouda, quello olandese. Poi ho preso due pacchi di wurstel vegetali per provarli, per vedere come sono. Poi ho preso questo yogurt magro 0%, al posto dello yogurt greco stavolta ho voluto provare questo. E poi ho preso 4 hot dog già pronti e poi questi budini che sono stra buoni, sia con il cioccolato bianco che con il cioccolato al latte. Da non dimenticare anche la spremuta d'arancia fresca. Altre cose che mi sono arrivate gratis è questa spa, questa è un'acqua praticamente aromatizzata al lime e jasmine, wow, le adoro. Ho provato quella al lampone, cos'era, lampone e mela, è anche quella buonissima. E poi mi hanno regalato anche questi, sono tipo dei crouton, tipo dei crostini, non lo so, con semi di soia, ok. Poi ho preso, altra cosa che mi hanno regalato è questa. Caramelle, vabbè io non ci posso credere, grazie, ok. Poi Rio Mare, insalatissime, mais e tonno, si trovano anche qua, non posso stare senza. Poi ho preso ketchup e maionese, nonostante a me non piacciono le salse, la maionese la mangio proprio però per quando ho ospiti, perché abbiamo fatto il barbecue qualche giorno fa e non avevo salse. Poi ho preso patè Rio Mare al tonno, cipolla.
Ho preso il Chocomel, che come sapete è come il Nesquik, ma meglio, direbbero gli olandesi. E c'è anche il Chocomel Zero, non lo sapevo, quindi ho dovuto prenderlo, appunto zero zuccheri. Poi mi sono resa conto di aver sbagliato, al posto di prendere quelle da 1,5 litri, ho preso quelle da 1 litro, ma fa niente, la Coca Zero. Ah sì, poi ragazzi, questa sono stracuriosa di provarla, si chiama Fanta, What the Fanta, e c'è scritto indovina il sapore, non so se riesce a mettere a fuoco, eccoci, guess the flavor, cioè indovina il sapore, e tutto con i punti di domanda perché non si sa quale sia il sapore di questa Fanta. Non so se ogni bottiglietta cambia il sapore o sono tutte uguali, non le avevo mai viste, le avete mai viste? Che sapore hanno? Non lo so, lo scopriremo. E poi, cos'altro ho preso? Ah sì, ho preso la Fanta Pomelo, che ho scoperto qua, non so se in Italia c'è, ma io l'ho scoperta qua ed è molto buona. E poi altre, vabbè, cose per pulire il bagno, eccetera. Questo è quanto. Adesso mettiamo via le ultime cosine. Ecco la gatta Stellina, si faceva le unghie sul grattino provvisorio, eccolo qua. Nel frattempo è arrivato anche il primo pezzo del grattino nuovo, appunto, ma devo aspettare il secondo pezzo per poterlo montare. Questo invece era il pezzo del grattino precedente che è rimasto. E forse lo tengo come cuccia, non lo so, non mi convince, doveva essere parte di tutto il grattino gigante invece, vabbè. Comunque questo è solo provvisorio. Caro Rember, amore mio. E poi, molto carino, all'interno di una delle cassette azzurre c'era questo foglio con tutti questi disegni da colorare per i bambini. Che figata. Qualcuno? Vuole la scatoletta, la pappa morbida? Qualcuno vuole la scatoletta? Lo so, gatto Rember. E qualcun'altra sta arrivando, secondo me, perché anche lei vuole la scatoletta. Gatta Stellina? Gatta Stellina? Gatta Stellina? Va bene, vi do la scatoletta, va bene. Sì, sì, adesso arriva. Oggi cosa abbiamo? Sempre Almo Nature. Oggi abbiamo tonno con acciughine, gatti. Siete contenti? Sei contento, gatto Rember? Muoviti. Ok, io sono troppo curiosa, devo andare ad assaggiare questa Fanta, facciamolo assieme. Ho paura, oh mio Dio, non è come quelle, tipo quelle caramelle che alcune fanno schifo e sono tipo di uova marce, non lo so. Sa di mela verde, ragazzi, è sicuramente al 100% profumo di mela verde. Oh mio Dio, è stranissima, decisamente mela verde. Ma non capisco se sono tutte con lo stesso, infatti c'è anche scritto negli ingredienti mela verde, quindi decisamente, quindi non lo so, non capisco se ogni bottiglia abbia un sapore particolare oppure tutte quelle con la scritta What the Fanta siano alla mela verde, ditemelo se lo sapete, curiosa sta cosa. Comunque non è male, una soda alla mela verde non l'avevo mai assaggiata, mi mancava. Nel frattempo mi è venuta fame, quindi preparerò un avocado toast. Visto che non vedevo l'ora che mi arrivassero gli avocado per potermi preparare un avocado toast, mi mancava tantissimo. Vediamo qual è il più squiscioso. Decisamente questo. E quindi poi che cosa ci serve? Potrei farlo con il salmone, ragazzi, che mi avete consigliato in tanti di assaggiarlo con il salmone, quindi prepariamolo con il salmone. Ho preparato le fette di pane con il salmone affumicato, poi ho spiaccicato l'avocado con la forchetta e ci ho aggiunto, questo è un avocado intero e vorrei che fosse un pochino più maturo, ma andrà benissimo, e ci ho aggiunto proprio un filo d'olio d'oliva, sale, adesso andiamo ad aggiungere il pepe, eccolo qua, quasi pronti, terminiamo con un'altra spruzzatina di pepe, avocado toast con salmone pronto ragazzi, buon appetito a me, sono super abbondanti. E mentre mangio ragazzi mi guardo una puntata di Better Call Saul, amo questa serie TV, se avete visto Breaking Bad dovete assolutamente vedere anche Better Call Saul perché è troppo forte. Comunque ragazzi avevate troppo ragione, avocado toast con salmone approvatissimo, è strabuono. E adesso mi pappo uno di questi dolcetti con la crema e la glassa. Sotto a tutta quella carta nell'altra cabina armadio c'erano ancora altre cosine che devo mettere via.
E poi abbiamo veramente finito, questo è l'ultimo scatolone, ultimissimo, e poi ce l'abbiamo fatta. E anche l'ultimo scatolone è fatto, ragazzi, svuotato tutto quanto. Adesso non mi resta che portare tutti questi scatoloni, ce ne sono tanti, non so se si riesce a capire, ma ce ne sono tanti. Devo portarli tutti quanti in garage e anche tutta quella carta lì. E ciao gatto Denver, ciao amore mio, e tutta quella carta lì. Ho portato tutto giù in garage, ragazzi, non ci potete credere, ma guardate, tutto vuoto, scatoloni andati, evviva. Anche qui stesso. Ah, tra l'altro, ragazzi, volevo chiedervi, ho cercato su internet, su Google, non riesco a trovare, ditemi voi, vi prego, che cos'è sta roba. Allora, è attaccato, cioè intendo questo, è una specie di filtro, non lo so, un deumidificatore, che ne so, e sta attaccato al radiatore e ha una presa di corrente sua. E né io né Demenza sappiamo che cosa sia, ho provato a cercare su Google e non trovo niente, quindi vi prego illuminatemi, perché non so se toglierli o lasciarli, e a volte fanno anche rumore, quindi boh. Qui c'è la mia nuovissima camicia, giacca Saint Laurent. Se avete visto il video sul canale di Chiara, in cui vi abbiamo fatto vedere i nostri acquisti milanesi, la conoscete molto molto bene e non vedo l'ora di poterla indossare perché è meravigliosa. Guardate il dettaglio ricamato del logo, bellissima. Ragazzi, voglio farvi vedere che sono le 22:18 e fuori c'è ancora il sole, è stranissimo, ma qui fa buio tardissimissimo, anzi in estate non fa mai buio completamente, e alle 10 è appunto 18, sono ancora le 10:18, è così. Sto mangiando queste caramelle frizzanti, sono strabuone, ho cercato l'ever. Che riposo, visto che ha passato tutta la giornata in giardino a correre dietro alle libellule. Cosa c'è, gatto Demer? Ad ascoltare le paperelle, poi cerca di cacciare i passerotti e i cardellini. Capo Demer, la tostellina è qui sulla copertina. Le 23:13, ragazzi, e ancora non ha fatto completamente buio. Guardate che meraviglia, è stranissimo, ma 23:13 e il cielo è così. Tra l'altro sono molto contenta dei faretti con pannelli solari che ho acquistato, perché sono molto molto, cioè illuminano molto bene e appunto si ricaricano con i pannelli solari. Mia family, io concludo qua questo vlog perché adesso mi metterò a lavorare al computer nel montaggio di questo video, in modo che sia pronto poi domani per le 17:30, e poi mi metterò a rispondere a tutte le email, a fare tutto il lavoro di contratti e fatture e cose varie, che sarà anche lungo, quindi penso andrò a dormire abbastanza tardi. Però io vi do la buonanotte adesso, mia family, vi mando un bacio grandissimo, sono felicissima di essere ritornata a fare video perché mi siete mancati veramente tanto tanto tanto, e niente, a domani puntualissimi, sempre alle 17:30, mi raccomando, e un abbraccio forte, venite qua, fortissimissimissimo, vi abbraccio, abbraccio forte 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 forte, e adesso vi saluto davvero, bacio, ciao.